Se non mi seguite su Instagram, sicuramente non siete aggiornati su quello che ho deciso di fare nella mia vita. Quindi questo è proprio lo scopo di questo video. Infatti, come avete letto dal titolo, oggi mi porto con me nel mio primo giorno di università. Ho deciso infatti di iscrivermi a questo corso di laurea all'Università Partenope di Napoli. Oggi è sabato e lunedì ci sarà l'open day per i nuovi iscritti e per i futuri iscritti. Al momento devo ancora completare la procedura di immatricolazione, quindi ancora non sono effettivamente iscritta, però appunto lo completerò presto perché martedì devo andare a ritirare il liceo universitario che serve per appunto iscriversi. E dopodiché pagherò la tassa regionale e potrò finalmente avere il mio numero di matricola. Ma adesso parliamo un attimo del corso di laurea che ho scelto. Come avete potuto leggere, si chiama Management delle imprese turistiche. Perché ho scelto proprio questo corso di laurea? Beh, perché è inerente a quello che ho studiato alle superiori. Infatti, come sapete, se mi seguite da un po', ho frequentato il turistico e quindi ho deciso di continuare su questa strada. Ieri, che era l'11 settembre, tra l'altro, ho sostenuto l'esame TOLC, che in realtà non era obbligatorio, ma purtroppo l'ho scoperto solamente dopo averlo fatto e niente, non l'ho superato, quindi ok, quelli sono altri dettagli, era praticamente impossibile, fidatevi. Il talk serviva solo perché altrimenti se non lo superi o comunque non lo facevi e ti iscrivi lo stesso al corso di laurea, devi ottenere 18 CFU, ovvero 18 crediti entro settembre 2021. Quindi se io mi iscrivo adesso devo dare almeno due esami, insomma, per raggiungere questi 18 CFU, oppure comunque dipende dagli esami che do. E ovviamente, se non dovessi raggiungere questi 18 CFU, ovviamente non mi fanno iscrivere al secondo anno di corso. Comunque, queste sono cose a cui penseremo più avanti. E niente, il mio dipartimento è quello di economia e di giurisprudenza e la sede si trova a Palazzo Paganowski a Napoli. E ancora non ho ben capito nemmeno io di preciso dove sia, però per fortuna sono entrata in un gruppo WhatsApp con tutti i ragazzi dell'Uni e quindi ci stiamo disperando tutti insieme. Questo video segna l'inizio di un nuovo percorso e spero che possiate accompagnarmi. Quindi direi di non perderci ancora in chiacchiere, ragazzi, e ci rivediamo direttamente lunedì per andare a trovare questa fantastica sede e per il nostro primo giorno di università, anche se comunque non è un giorno vero e proprio. E niente ragazzi, eccomi qua, ma purtroppo non vi ho portato con me in live, tra virgolette, in uni, perché niente, è stato un po' un casino, prima per me perché comunque non conoscevo la strada il primo giorno che ci sono andata, e poi anche perché volevo un attimo capire come funzionava e quindi non ho pensato ovviamente a vloggare e mi sembra più che giusto. Comunque sia, vi lascio qualche clip adesso e quindi vi spiego un attimo il percorso che faccio. Innanzitutto devo prendere il pullman da casa mia che mi porta fino a Piazza Dante. Una volta arrivata a Piazza Dante, devo percorrere tutto il tratto da Piazza Dante fino a Via Toledo, dove diciamo c'è la fermata della metro dove scendono gran parte dei miei compagni. Una volta arrivata a Via Toledo, proseguo la strada e arrivo poi a Via Chiaia. Faccio Via Chiaia e arrivo dove sta praticamente un ascensore che ci porta fino sopra in modo da farci l'ultima salita per poi arrivare all'università. Una volta arrivata all'università, ovviamente entrate sempre rispettando comunque tutte le norme di sicurezza. Quest'anno, per esempio, dato che c'è il coronavirus, sono state installate le videocamere che misurano la febbre in automatico. Comunque bisogna tenere la mascherina all'interno dell'edificio e anche all'esterno, insomma, per evitare anche di contagiare le altre persone, quindi tutto il tempo in cui rimarrete all'interno dell'edificio universitario dovrete stare con la mascherina ed è davvero una cosa orribile, però niente, è necessaria, quindi facciamolo. Niente, il primo giorno che sono arrivata abbiamo fatto orientamento, quindi siamo entrati in una classe dove ci hanno spiegato un po' come funziona l'università, come funzionano i corsi di laurea e tutto il resto. E tra l'altro ci hanno dato anche un simpatico kit del primo giorno di scuola, tra virgolette, che adesso vi andrò ad unboxare, quindi lascio la parola alla me del passato. Vorrei fare un attimo un veloce unboxing del kit che mi hanno dato stamattina all'università e poi vi lascio la parola alla me del futuro, alla me del passato, non lo so ancora come editerò questo video perché sono un attimo traumatizzata. Questo è lo zainetto che ci hanno dato, ovvero il centenario, insomma, della Partenope con il logo qua dell'università, se si vede, perché appunto quest'anno la Partenope ha compiuto 100 anni, come avrete potuto capire. Andandolo ad aprire, troviamo all'interno, in realtà queste sono fuori, questa confezione che qualcuno di voi già conosce, e infatti è la confezione
che contiene all'interno le Red Bull. Sì, ci hanno dato due Red Bull, non so qua sopra che sia scritto perché non ho letto. Visto che da oggi sei un numero, perché non essere un numero uno? Questa è una settimana cruciale per ogni matricola. Incontrerai nuove facce, studierai materie di cui ignoravi l'esistenza e sarai invitato a feste che durano tutta la notte. Perché non farlo con un Red Bull in mano? Come scritto sulla lattina, stimola corpo e mente. E come sanno gli universitari più navigati, Red Bull ti mette le ali. Ok, a posto. Eh sì, ci hanno regalato due lattine di Red Bull. In realtà queste erano destinate agli immatricolati, cioè a chi già aveva pagato le tasse e tutto, mentre agli altri praticamente avevano dato solo questo qua con altre due cose che vi farò vedere tra poco. Però niente, noi abbiamo sbagliato aula, tutto un casino che non sto qui a dirvi, magari ve lo spiegherò poi dopo. Insieme a quello c'era anche questo block note, sempre di Red Bull. E no, non sto pagando la Red Bull non mi paga e niente. In questo block note ho segnato giusto un paio di mail di professori che mi servivano e basta, principalmente un block note che ci vuoi fare. Poi abbiamo come altra cosa la penna della Partenope, sempre con il logo appunto di Partenope, non so se si vedrà mai, comunque una semplicissima penna. Infine abbiamo questo simpatico triangolo di evidenziatore, sempre con il logo della Partenope. E niente, questo era quanto, questo è stato tutto il kit e quindi direi di lasciare la parola alla me del futuro, alla me del passato, per spiegarvi un po' com'è stata questa prima giornata di università, perché mi sa che ce n'è bisogno. Nel frattempo vado a mettere in frigo le due Red Bull, che mi sa che domani ne avrò bisogno, tanto anche. Bene, dopo aver unboxato il kit, niente, ho finito il primo giorno di orientamento, quindi me ne sono tornata a casa stanca ma contenta. Poi il giorno dopo, ovvero il 15 settembre, già iniziavano le lezioni, però purtroppo non ho potuto seguirle poiché sono andata a finire di pagare le varie cose che vi avevo detto per l'università. Sono andata poi a lezione il 16 di settembre, ovvero ieri per me, e praticamente le lezioni iniziavano alle 10:30 di mattina e finivano poi alle 5 del pomeriggio. E come lezioni avevamo diritto, matematica e economia aziendale. Non sto qui ad entrare nei particolari, comunque vi dico solo che è davvero molto stancante seguire per tutto quel tempo, anche perché non sono come a scuola che fate un'ora di quella materia e basta, ma sono anche due o tre ore di lezione. Niente raga, non ho ripreso nulla all'interno dell'università, perché ovviamente a parte il fatto che comunque non è che si può riprendere, diciamo, cioè non è che ci mettiamo a fare vlog, quando poi stavo anche cercando di essere attenta, tra virgolette, alle spiegazioni, ma non ci ho capito una mazza ugualmente. Infatti penso che non appena mi arriveranno la mail istituzionale e i dati di accesso, seguirò a distanza, quindi seguirò da casa, perché davvero è una sfacchinata incredibile arrivare fino in università tutti i giorni. Anche perché se non cambia l'orario e gli orari restano questi che abbiamo già, sono davvero davvero pessimi. Comunque sì, ho anche ordinato i libri da Amazon, sì, ho già ordinato i libri al terzo giorno di università, però va bene. E quindi niente ragazzi, è un percorso che mi spaventa tantissimo, mi sta stancando tantissimo e non pensavo fosse così, probabilmente mi sto sbagliando, sono io che la sto prendendo con troppa serietà, però non lo so. Vi farò sapere comunque andando avanti e spero che comunque questo primo video riguardante l'università vi sia piaciuto. Poi magari in un futuro, se avrò qualcos'altro da dirvi, lo farò e appunto farò un altro video. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo è stato, vi lascio un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni, sempre qua sul canale. Bella!